alta tensione Alfadini, dove il Giulianova deve difendere la seconda posizione, il Cupello che cerca punti salvezza, gara tesa, tattica nervosa solo in dirittura d'arrivo, ma vietata per i deboli di cuore. Andiamo a vedere il montaggio di Maria Carannante, primo acuto dopo una decina di minuti dal fischio d'inizio, la sfera perviene sui piedi di Cerasi che prova a cercare il giro, rosso-blu si salvano in angolo, i giallorossi fanno girare palla ed arrivano in scioltezza in area avversaria, dove però tutto si complica nel traffico delle maglie rosso-blu, azione insistita dei padroni di casa, la barba sotto misura defilato non riesce a dare l'effetto giusto alla palla che sfiora soltanto il palo. Avrebbe potuto avere esito diverso l'azione condotta da Persiani, che cerca la conclusione personale ma con esito francamente deludente. Giulianova generoso, Cupello molto accorto, pochi pertugi e allora fermo, prova la soluzione dalla distanza, Di Vincenzo c'è per il centrocampista giugliese, gli applausi dello stadio. Timbra presenza la Virtus subito dopo la conclusione di Colitto molto oltre il legno traverso e così un minuto di recupero e si va al riposo. Nella ripresa il copione non cambia con la squadra di Panfilo Carlucci tutta nel proprio orto a difendere gli zeri di partenza. Si prova con i cambi e così dal quindicesimo esce fermo, entra Federico Di Paolo e qui fino al diciassettesimo quando l'estremo rosso-blu compie l'intervento plastico sul bel sinistro di Persiani. Il Giulianova non perde la pazienza, la Virtus prova a prendere coraggio ma il tempo passa e così esce Sissé e Cerasi si gioca la carta dell'altro Di Paolo Francesco. Intanto al 25esimo Barlafante raccoglie un pallone dentro l'area ma non infastidisce l'estremo rosso-blu, dicevamo di Francesco Di Paolo. Al minuto 27, appunto, la svolta, piomba, un cross dalla sinistra, c'è una sponda, una carambola e la zampata di Francesco Di Paolo che buca la porta, 1-0. Il Giulianova prova a chiudere la partita e poco oltre la mezz'ora, doppio tentativo poco fortunato che si infrange sugli intercetti rosso-blu. Carlucci scioglie le briglie e la gara si fa più aperta tatticamente negli ultimi minuti, si fa avvincente. Forse troppo perché nel recupero si alzano i toni agonistici e ne fanno le spese Federico Di Paolo e Marinelli, ma l'impagabile pubblico del Fadini spinge fino al 52esimo quando la gara si allunga e termina con il successo dei padroni di casa. Mister, è difficile trattenere la contentezza, anche se mancano ancora 90 minuti, ma questa partita poi si è svolta così pesantemente, però non avete mai perso la testa. Sì, è stato importante questo, non perdere la pazienza, le trame di gioco, e non abbiamo perso la testa perché non era facile, perché era una corsa al tempo e questa sensazione noi durante l'anno l'abbiamo fatta come esperienza, perché in tante partite è successo questo. Oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che si è cresciuti pure sotto questo punto di vista, questo aspetto, è una maturità che la squadra acquisito, ma soprattutto spesso gli è stato detto che attraverso gli sbagli, gli errori degli 0-0 che abbiamo fatto purtroppo durante il campionato per tante cose, non sto qua a ricordare tutto, è importante non perdere la testa in un arco della partita. Loro, nonostante così giovani, hanno cominciato a capire pure questo. Io sono orgoglioso di questo gruppo, sono veramente contento di quello che si è fatto quest'anno, di come siamo partiti, che nessuno conosceva questi ragazzi. Non so se voi vi ricordate le prime interviste, nessuno, era tutta un'incognita, un'età media bassissima, con una società esemplare che ti fa lavorare durante la settimana, ti soltanto incoraggia. Le loro telefonate sono solo di incoraggiamento, non mollare mai. Io ho avuto sostegno veramente tanto dalla parte della società e poi ho uno staff che secondo me non è di questa categoria. Mister, ce l'avete messa tutta, però purtroppo al 15 minuti dalla fine è stato fatale il gol di Paolo. Adesso siete costretti a giocarvela con il Casalbordino,
È una partita che tutto sommato, se si tolgono gli ultimi 10 minuti, è stata anche corretta vista l'importanza della posta in palio. Ma sì, indubbiamente, noi siamo una società che, se andate a vedere, negli ultimi 5 anni ha vinto 3 anni la Coppa Disciplina, quindi la società ci tiene molto. Normale che la partita forse negli ultimi minuti è stata un po' più cosa, perché la posta in palio era alta. Noi volevamo pareggiare e loro volevano chiuderla per poter blindare il loro secondo posto. Questa è stata la partita. Noi sapevamo di venire a Giulianova e soffrire, perché non è che possiamo venire qui ad arma bianca tutti avanti, perché loro davanti hanno molta, molta qualità anche con i sostituti, chi è entrato, se pensiamo che è entrato Di Paolo al secondo tempo, già capiamo il valore di questa squadra. Quindi faccio i complimenti a Giulianova, faccio i complimenti ai miei, perché se hanno questa tenacia e questa grinta riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo.